Ciao a tutti, questo è il video dei prodotti finiti del mese di settembre. Devo ammettere che ho finito veramente poche cose, però alcune cose sono interessanti, a me non piace accumulare la roba, voglio cestinarla, quindi quel che l'è vi faccio vedere. Cominciamo da un prodotto di cui vi ho già parlato nel corso dei mesi scorsi ed è il detergente viso della Nonic. Quello all'avocado e non mi ricordo che cosa, all'aloe vera. Ecco, cominciamo. E infatti ha proprio la consistenza classica del gel d'aloe, oltretutto. C'è sempre l'autobus che passa. Lo sentite? È qui con noi! L'autobus è qui! Che dobbiamo fare? Lo so, cioè abbiamo gli orari di registrazione dei video che vanno con gli orari dell'arrivo dell'autobus, su questo non c'è dubbio. Ma ritorniamo a noi. È un detergente che io ho comprato diversi mesi fa ormai dal sito di Ecoverde. Sono 100 ml, costa intorno ai 4, massimo 5 euro. Sì, adesso va via. Ma perché non mi sento manco da sola? Questa cosa già ve l'ho detta, mi fa un frastuono qua dentro. Ecco, è andato via. Costa, come vi dicevo, tra i 4 e 5 euro. L'avevo preso specificamente per il periodo estivo, perché nel periodo invernale ho usato sempre della stessa marca, quello più cremoso che mi è piaciuto tantissimo. Anche questo mi è piaciuto tantissimo. Ha la consistenza proprio del gel d'aloe. Ecco, se fate uso del gel d'aloe, questo è molto molto simile come tipo di consistenza. Ha un profumo molto buono, delicato, lava benissimo il viso e al contempo, avendo io una pelle da normale a secca, non mi va ad acutizzare le zone secche neanche in estate, dove certi altri detergenti di cui vi ho parlato nel corso dei mesi passati, sapete che invece, nonostante sicuramente sudi di più anche io, mi andavano però a seccare di più alcune zone. Stanno facendo dei lavori, oggi è così, raga, work in progress, autobus e martelli pneumatici, fanno dei lavori, se chiudo la finestra moro, per cui. E che vi stavo dicendo? Che è assolutamente promossissimo e sicuramente è un prodotto che potrei riprendere. Ora sto usando un altro gel e poi voglio provare altre cose, ma davvero un buon prodotto. Unica cosa, l'apertura. Questa. No. E oltretutto non si richiude neanche facilmente, oltre a non aprirsi facilmente. Quando avete le mani bagnate, non ve lo voglio manco dire, rischiate veramente di lasciarci appiccicate unghie, dita, di tutto. Va bene che, non, oddio, non costa tantissimo, sono sempre 100 ml di prodotto, non è che sia tantissimo prodotto all'interno di questi tubi. Però fare un'apertura un po' meno cheap di questa, se potrebbe pure fa, signora Nonique, io ve lo dico, andiamo avanti. Molto velocemente, i cotoneve, questi sono 50 dischetti levatrucco, quando li trovo in offerta d'acqua e sapone a 90 o 99 centesimi, perché costano di più almeno dal mio acqua e sapone, li prendo, e infatti li avevo presi proprio con una promozione, mi trovo molto bene, niente da dire, dischetti di cotone. Una cosa di cui mi avete chiesto in tante, le maschere viso di Garnier, come ti sei trovata? Allora, le avevo prese, ve le avevo fatte vedere in un video acquisti di acqua e sapone che ogni tanto vi faccio, erano appena uscite, io non le ho mai viste in vita mia, me le sono ritrovate lì davanti in negozio e ho detto, vabbè, proviamole, sono le maschere in tessuto di Garnier, si chiamano Hydra Bomb e io ho preso la rosa e la celeste, ho provato prima la rosa e poi la celeste. La rosa dice maschera super idratante lenitiva, si fa in 15 minuti. Io spero non vi dia troppo fastidio questo rumore, non so che farci, che faccio, provo a chiudere la finestra, se mi ghiaccio di rosso, però poi è colpa vostra, io ve lo dico, io ve l'ho detto, chiudo la finestra. Si dovrebbe sentire un po' tutto in maniera più soffusa. Vi dicevo, le maschere viso, queste della Garnier, a prezzo pieno mi pare che da acqua e sapone quanto le avevo pagate? 2,45? Sicuramente sotto i 3 euro. So che qualcuno di voi le ha trovate anche in offerta da OVS, quindi anche per chi mi chiede dove altro si possono trovare, ma io penso insomma alla distribuzione di Garnier, ragazzi, in ogni dove, pure al supermercato queste le trovate.
E il prezzo non è eccessivo, ovviamente gli inci sono quelli che sono, parliamo di prodotti Garnier, quindi non vi aspettiate che dentro ci sia la manna dal cielo, ecco. Però devo dire che le sere in cui le ho fatte erano sempre sere in cui mi sentivo la pelle particolarmente un po' screpolatina, quell'effetto che ho sempre, come mi succede, al centro della fronte, la zona qui delle guance, un po' ruvida. Questa, oltre a dare tutte e due un effetto molto fresco al viso, soprattutto questa qui ho riscontrato un'estrema freschezza, mi hanno lasciato la pelle morbida. Ora, ripeto, non è che mi aspetto che dentro ci sia chissà quale miracolo divino, però sono molto piacevoli da applicare. Oltretutto è molto buona molto buono il tessuto della maschera. Perché è bello consistente ma non troppo ed è bello morbido, si adatta molto bene al viso e è bella imbevuta ma non troppo come altre che cominciate a colare che sembra che vi stiate sciogliendo come un cero al sole, ecco, no, rimane tutto dove deve rimanere. Ha questa pellicola azzurrina che qui spero che riusciate a vedere senza troppi riflessi. La maschera, da una parte c'è il tessuto, quello bianco normale, la dovete mettere a contatto col viso, la parte esterna ha questa pellicola azzurrina che una volta che l'andate a posizionare, l'andate a togliere e serve, penso, proprio per preservare l'umidità della maschera. Si applica, ripeto, in maniera molto semplice, la potete mettere e fare cose. Io generalmente la faccio la sera, non è che vado a correre al parco, cioè nel senso, non è che faccio a sé gran cose, però magari sto finendo di sistemare prima di mettermi là, no? Sapete, se ci vediamo su Snapchat, sapete le mie serate, film e telefilm, e non vedo l'ora di spiaccicarmi lì e starmene tranquilla i miei 40-50 minuti a vedere i miei telefilm. E quindi magari sto sistemando, facendo, preparando i vestiti se mi servono i vestiti pregio, tutte queste cose che facciamo tutte quante nel preserale, e con la maschera sul viso e non me va in giro, non si è sposta, non cola giù niente e l'effetto è molto 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 piacevole. Quindi sicuramente queste le riprenderò e voglio provare anche quella verde che inizialmente non avevo preso perché era quella per le pelli problematiche, no? Non mi ricordo che come c'era scritto su, però c'era scritto qualcosa che ho detto forse non è tanto adatta a me. Aiutatemi voi perché so che in tante l'avete provata quella e invece più persone mi hanno detto che comunque anche quella ha un bel effetto rinfrescante e comunque idratante anche sul viso, quindi proverò anche quella e sicuramente le riprenderò. Poi ho finito un prodotto dei Provenzali Bio, questo è il tonico viso addolcente, effetto rinfrescante all'estratto di rosa moscheta per tutte le pelli, cosmetico biologico certificato. È questo qui. Anche questo l'avete visto un bel po' di tempo fa perché l'avevo preso con le offerte, forse quando è uscita questa linea, però stavo finendo altri prodotti e quindi poi l'ho messo via, l'ho cominciato ad usare, insomma, quando ho finito altro che stavo utilizzando. Mi piace, mi è piaciuto. Io lo travaso, non lo tengo in queste confezioni perché il tonico, non lo metto sul dischetto e lo strofino sul viso, a me non piace e trovo che non mi serve a nulla perché comunque non mi serve per andare a togliere rimasugli di trucco perché già mi sono struccata meglio prima, ma mi serve proprio come rinfrescante, addolcente prima di andare ad applicare la crema idratante e uso da molto tempo quelli alla rosa, anche alla rosa moscheta. Perché trovo che sul tipo di mia pelle sensibile, reattiva in alcune zone anche con diversi rossori, vada a lenire tantissimo. Noto che da quando ho cominciato ad utilizzare questo tipo di tonico, io ho avuto decisamente un miglioramento della pelle. Quindi è un passaggio che mi piace proprio fare. Ho comprato uno di quei, come dite voi italiani, erogatori col vaporizzatore, la bottiglietta, regà, io l'ho trovata d'acqua e sapone, l'ho presa lì, ma l'ho trovata ovunque, in qualunque negozio che vende tutte le cianfrusaglie varie, e l'ho travaso lì dentro di modo che quando finisco di fare tutto il mio struccaggio, varie ed eventuali, lo vado a vaporizzare sul viso e poi vado ad applicare la mia crema serale. Lo uso prettamente
la mattina dopo aver deterso il viso e la sera dopo essermi appunto struccata. Un buon prodotto che potrei tranquillamente riprendere senza ombra di dubbio. Altro prodotto di cui vi ho parlato, straparlato e riparlato, è più di un anno che vi parlo di quest'acqua, in generale dell'acqua termale, io ne faccio un gran uso. E di questa dallo scorso anno, perché io l'avevo presa dal sito di Douglas e poi sul sito di Douglas mi pare non ci sia più in vendita, ma tante di voi mi avevano menzionato il fatto che in alcuni punti vendita, alcune catene di negozi in alcune regioni si trovava ad un prezzo decisamente vantaggioso rispetto a Douglas. Mi pare di averla pagata intorno ai 5 euro una confezione da Douglas, è comunque una confezione da 250 ml. E infatti il mio amico Pier, che vi nomino un video sì e l'altro pure, che abita in Sicilia, l'ha trovata proprio in una catena che si chiama Bernava, ad un prezzo bassissimo. Io non mi ricordo ora di preciso, ma se non mi sbaglio siamo sui 2 euro o anche forse al di sotto. Poi magari perché comunque me l'avete menzionato voi questo fatto di Bernava, quindi chi di voi me l'aveva menzionato se vuole scrivere precisamente il prezzo, o Pierre se vuole scrivere precisamente il prezzo, ci fa un favore a tutti perché io non me lo ricordo. Per quanto sia un regalo, ma tra di noi, cioè, sono quelle cose fraterne, ecco, famma capisse. E quindi questa è quella della fonte termale di Salso Maggiore. Difatti ha un sentore salino ed è una cosa che vi ho detto spesso su quest'acqua termale. Io mi ci trovo benissimo, a me effettivamente aiuta molto, soprattutto a livello di lenire il pizzicore della problematica che ho della pelle secca, e questo soprattutto in estate, ma mi capita anche in alcuni momenti durante l'inverno. Poi in estate lo uso sicuramente anche per la uso sì, ciao, ciao regà, ciao. Sono Simona e dico parole a caso, la uso anche per rinfrescare il viso, insomma tutte quelle cose, anche per fissare un trucco molto leggero, per bagnare gli ombretti quando voglio fare un'applicazione appunto con ombretto bagnato, la uso per mille cose, ce l'ho sempre a portata di mano. E quando magari non ho a portata di mano il tonico, faccio così perché l'ho poggiato lì, quindi è lì. Perché questa ce l'ho in camera da letto, mentre il tonico ce l'ho nel mio armadietto del bagno, quindi a volte mi dimentico e spruzzo questa sul viso al posto del tonico, quindi è sempre un passaggio per qualche cosa, se passa sempre per l'acqua termale per quanto mi riguarda, e con questa mi trovo veramente bene. Poi, per quanto riguarda il make-up, ho finito un mascara. Questo è un mascara waterproof, non waterproof, ora vi spiego perché, ma ve l'ho già accennato, della CoverGirl. Io ve lo faccio vedere, ma qui la CoverGirl non è in vendita. Questo me l'aveva portato Francesca dagli Stati Uniti, che io ringrazio sempre. E perché non waterproof? Perché in realtà il mascara non è niente male, è uno di quelli con lo scovolino così bello cicciottoso, un po' a forma di otto, ricorda un po' quello. Il Poop Vamp, ecco, il prodotto anche non è male, solo che io l'ho tirato fuori, ho aspettato proprio l'estate per il fatto che fosse waterproof, ma non metto il mascara a mare, quindi cioè, non è che ho fatto delle prove, chissà che cosa, però una volta mi sono buttata l'acqua in faccia, così ho detto proviamo a vedere se effettivamente non teme l'acqua, mi si è sciolto tutto. Quindi diciamo che è waterproof, ma di che? Per cui quando mi è servito più che altro perché magari faceva molto caldo, quindi mettevo solo il mascara per evitare di trovarmelo sciolto qui sotto, mettevo il top coat waterproof della Kiko e così mi ha funzionato alla perfezione. Ma se mettevo solo lui, io me lo ritrovavo anche nelle giornate particolarmente calde, tutto qua sotto. Avendolo usato nel periodo caldo, aperto, richiuso, poi usavo principalmente e solamente tra luglio e agosto avrò usato solo il mascara, si è seccato rapidamente, però fondamentalmente tanto qui non lo trovate, ma se andate in giro, non so neanche se è ancora in commercio in America questa versione qui, non è molto waterproof questo prodotto, sappiatelo.
Poi, altro prodotto che non mi è piaciuto per niente è un correttore della Kiko. Questi vecchi correttori che secondo me prima o poi leveranno di mezzo perché non hanno proprio ragione di essere. Questo è il Natural Concealer, questi qui. Io avevo la colorazione 02, questo non l'ho comprato, nel senso che ho fatto degli acquisti un po' di tempo fa da Kiko e in omaggio si poteva scegliere un correttore. Io avevo preso questo qui. Onestamente l'avevo già utilizzato diversi anni fa e non mi ricordavo che non mi era piaciuto, come non mi è piaciuto questo. A parte che dentro c'è uno sputo di prodotto, per cui è finito nel giro di un non nulla. Manco mettessi correttore chissà dove, no. E poi, sinceramente, io non è che debba andare a correggere chissà che di occhiaie, principalmente mi serve per uniformare e illuminare, e su di me non uniforma e non illumina niente. Per cui, ecco, per tutte queste belle ragioni, a me non è piaciuto per nulla, quindi assolutamente no, 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 no. Un prodotto che invece, pensavo di aver finito poche cose, ma in realtà non sono poi così poche. Mi è piaciuto molto è lo scrub labbra di Bioficina Toscana, questo qui. Io ho quello dolce, come si chiama? Il goloso, questo, spero che si legga. È uno scrub labbra fantastico. Non sono una che fa un uso maniacale, eccessivo di scrub labbra, infatti mi è durato un po' e sono andata ben oltre, devo richiuderlo perché mi stacca dell'acqua qualunque, benissimo, non c'ho neanche un fazzoletto, bene, 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 bene. E, che vi dicevo, sono andata un po' oltre la scadenza del prodotto, però è fantastico, innanzitutto è proprio buono il sapore che ha, che per uno scrub labbra è fondamentale che ci piaccia, e poi scrubba bene, quindi non è di quelli insulsi, però al contempo idrata anche benissimo. Quindi tra quelli che ho provato, che non sono tantissimi, è sicuramente il migliore, assolutamente. E questo appunto è quello di Bioficina Toscana, scrub labbra goloso. Poi, ultime due cose che vi faccio vedere. Uno dei miei burri labbra preferiti in assoluto in the world. Ed è quello della BB Verde Coop, questo qui. Ce n'è uno solo, quindi non ci si può sbagliare. Questo è proprio il burro cacao che piace a me. Cremoso il giusto, ceroso il giusto, idrata tantissimo, dura per ore. Lo mettete prima di andare a dormire e vi ritrovate delle labbra la mattina fantastiche. Protegge veramente anche dal freddo, quindi nei mesi freddi. Io questo lo uso da anni. Purtroppo non ho facilità di andare alla Coop, non ci riesco mai ad andare perché non ce l'ho di strada niente e quindi non riesco a prenderlo molto spesso, ma è un signor burro cacao, non ha nessuna profumazione. Ho sentito gente dire: ma puzza, ragazzi, odora di burro cacao, ma quale puzza? È meglio di tanti altri che hanno delle profumazioni imbarazzanti. Questo è un signor prodotto, questo qua. Finiamo con una Yankee Candle che avevo da un macello di tempo. Secondo me non esistono manco più queste profumazioni. Questa è Beechwood, una delle prime acquistate. C'era andata talmente in fissa che me ne ero comprata una scorta. E questa era l'ultima che mi era rimasta. E ogni tanto anche. Non a Ferragosto, diciamo, però da quando ha cominciato a fare non quel caldo afoso, ecco, eccetera, eccetera, a me piace accendere un pezzettino di candela, soprattutto queste profumazioni fresche, perché mi danno proprio un buon sentore, insomma, rientrare a casa e sentire questo profumo perché restano tanto. Questa è abbastanza persistente come profumazione, mi piace, e quindi questa qui. L'ho finita, secondo me era buonissima, per un periodo mi aveva stancato perché poi quando vado in fissa con una cosa penso capiti un po' a tutti, no? Che mettete sempre lo stesso, mettete sempre lo stesso, mi mangio le parole. E alla fine vi viene a nausea, come giusto che sia. E invece adesso a rimetterla dopo diverso tempo mi è piaciuta davvero davvero tanto. Però ripeto, penso che non si trovi più. Questo è l'ultimo prodotto di prodotti finiti di questo mese. Pensavo fossero pochi, pensavo fosse pure, invece non credo, non c'entra niente. Parlo a vanvera così, cose random. Invece è venuto un video lungo uguale, ve lo beccate così. Vi saluto, vi abbraccio e vi bacio. E noi ci vediamo alla prossima, come sempre. Ciao!